Benvenuti alla newsletter di oggi del canale televisione. L'opinionista del GF Cesara Buonamici demolisce uno dei protagonisti più chiacchierati dell'edizione. Volano coltelli in studio. La rodata giornalista toscana Cesara Buonamici ha ceduto al corteggiamento di Alfonso Signorini, ed attualmente siede sulla poltroncina rossa nel parterre del Grande Fratello, ove presenzia i prime time in veste di opinionista unica. Lo storico mezzobusto del TG5 ha esordito in Fininvest negli anni 70, ed ha militato nel panorama informativo della rete Ammiraglia dal 1992 sino al 2023, anno in cui ha condotto lo speciale sulla morte di Silvio Berlusconi. Dopo un esordio nel reality piuttosto emozionato, Cesara Buonamici sembra aver familiarizzato con il nuovo format, ed il suo acume giornalistico la spinge a studiare a fondo i membri del cast. Durante la puntata di lunedì 18 settembre, infatti, ha analizzato attentamente una delle prime dinamiche in corso nel loft di Cinecittà, ed ha riservato un commento tranchant ad uno dei concorrenti più giovani in gioco. Cesara Buonamici stronca il macellaio Paolo Masella. L'ultimo appuntamento con il reality è stato inaugurato con botta e risposta piuttosto pepato tra l'opinionista ed il conduttore del Grande Fratello. Alfonso Signorini l'ha infatti interpellata. Cesara, tuo marito mi ha chiamato, e mi ha detto, non puoi far fare tardi a mia moglie, deve pur fare da mangiare. Cesara Buonamici, solitamente riservata sulla propria vita privata, non ha accolto benissimo il riferimento al suo consorte, un medico israeliano con cui è convolata a nozze nel 2022, ed ha replicato con un secco: non credo proprio. Esaurito il teatrino iniziale, Alfonso Signorini si è occupato di sviscerare i primi dissapori nati all'interno della casa. Uno su tutti la nomination effettuata da Paolo Masella nei confronti di Giselda Torresan. Secondo il macellaio capitolino, la concorrente veneta avrebbe preso una sbandata per lui, e l'avrebbe quindi nominata al fine di risparmiarle pie illusioni. I due GFini sono stati convocati nel confessionale per un chiarimento, e Giselda Torresan ha smentito il proprio interesse per il giovane, specificando con entusiasmo: io sono innamorata di Mauro Corona. Una volta interrotto il collegamento, Cesara Buonamici ha raso al suolo l'ego di Paolo Masella. L'opinionista ha dichiarato: Giselda è spontanea, magari un po' rumorosa, ma certo non è sciocca. Paolo mi sembra un po' preso da sé, ha parecchia considerazione di se stesso, e questo lo porta a dare dei giudizi affrettati. Io te lo voglio dire in fiorentino. Secondo me Paolo, in questa roba, ha preso una boccata. Alfonso Signorini ha voluto concedere al macellaio il beneficio del dubbio. Magari lo ha fatto per altruismo. Cesara Buonamici, però, ha ribadito: io ci vedo un po' di vanità. Analisi condivisa anche da Eleonor Ferruzzi, che sul social X ha sentenziato: ma dai, Paolo, falla.